giornata fondamentale perché è una giornata soprattutto di riflessione intorno a un primato che la Toscana ha, ovvero la prima terra in tutto il mondo ad aver abolito la pena di morte, e giustamente questo giorno è diventato la sua ricorrenza prioritaria. Ma appunto abbiamo collegato questa giornata a una riflessione sui diritti, sui nuovi diritti anche, ovvero quelli che spesso vengono lesi dall'utilizzo delle moderne tecnologie, e sappiamo bene che questo accade, accade quotidianamente, che ancora oggi non c'è una cultura formata sul tema, e quindi anche come Consiglio regionale abbiamo voluto dare questo contributo. Sarà una giornata molto intensa, si apre questa mattina con bellissime relazioni che ascolteremo con interesse. Credo poi che questa toscanità, questa Toscana dei diritti debba essere celebrata tutti i giorni, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, perché sappiamo bene che alimentare la cultura del rispetto dei diritti richiede molto sforzo, è una pratica quotidiana in tutti i luoghi in cui ci possono essere soprattutto giovani che hanno la titolarità del loro futuro e soprattutto la responsabilità di costruirlo.